Oh, cos'è questo? Ora usiamo uno schema per i passi. Ah, schema, ya, schema. Uno, due. Norma. Rosita? Gunther! Ma cosa succede qui? Ma tesoro, cosa ci fai qui? Come mi hai trovato? Ma t'ho seguito in macchina appena sei uscita. I bambini dove sono? Ma sono qui fuori in macchina, non sapevo cosa fare. Hanno iniziato a chiedermi dove stessi andando. Rosita, voglio stare con te. Ma Norma, io non posso badare loro adesso. Vai a casa e aspettami. Falli un po' giocare, stai con loro. Ma non so come fare. Oh, insomma, come fare? Non sapevi come far stare con i tuoi figli. Ma scusi, ma lei chi sarebbe? Parte di Rosita, l'unico e il solo! Come? Sì, lui è Gunther, è il mio compagno di canto. Facciamo un pezzo insieme nello spettacolo di Moon. Spettacolo? Ho cercato di dirtelo. Beh, insomma, tu non sai come far star con tuoi figli. Non sai che tua moglie ha fatto provino e che farà spettacolo. Ma insomma, che razza di marito sei? Gunther. Ma come si permette? Rosita mi parla spesso di te. Tu non comporta bene con lei. Rosita è donna con grandi potenzialità e valori che tu non riesci a vedere. Rosita è pianta che deve essere annaffiata, non ignorata. Tu dare per scontato. Gunther, basta così. E poi Rosita sarà grande cantante. Noi come pietre focaie faremo scintille sul palco e illumineremo tutta la città. Norma, non ci fare caso. Ma Rosita, questo qui non è mica il tuo posto, eh? Il tuo posto è a casa. E te ne stai qui a sculettare con questo bel imbusto dall'accento tedesco. Non ti riconosco più. Norma, torna a casa. Ci rivediamo tra un'ora. Se hai bisogno, chiamo, ok? Troppo buona! Questo marito non valorizza te. Tu non essere fatta per stare a casa, ma sul palco con musica e luci. Rimettiamoci a provare, va. Ragazze, ma dov'è Laura? Non lo so, non c'era alla fermata della corriera. La prof ci sta guardando. Scusi il ritardo, prof. A piedi me la sono fatta, ho perso l'autobus e pioveva. Ho visto delle gonne colorate che potremmo usare per la nuova performance. Vediamoci stasera da te per provare. Non posso, stasera mia sorella ha organizzato un pigiama party con le sue amiche. Invece di pensare a Francesco, una volta, dico una volta, potresti ascoltare le tue amiche? No, cioè, non stavo pensando a lui. Shh, la prof ci sta guardando. C'è bisogno di qualcosa di nuovo. Ho già un'idea, un insieme di musica e parole. Qualcosa di veramente figo. Allora dai, venite a casa mia per le 4:30? Facciamo le 5. Mio fratello si è di nuovo chiuso fuori di casa. Io non so se ce la faccio, devo studiare. La volete finire? Vabbè, dai, verrà chi può. No, aperto il registro, reinterroga. Non doveva spiegare, non ho studiato niente. Idem. Won't you stay with me? 'Cause you're all I need. Bene, bravo ragazzo. Va molto molto meglio. Sì, però c'è ancora da lavorare perché il groove non è quello giusto. La tua giacca suona? No, scusate, il telefono. Devo rispondere a mia madre. Pronto? Johnny, dove diavolo sei? Quando ti chiamo devi rispondere subito, lo sai? Vota! Ma ho risposto subito, mamma. Questo ora è ininfluente. Dove sei? Ma come? Dove sei, ho detto? Mamma, che succede? Succede che quando abbiamo bisogno di te non ci sei mai. Devi raggiungerci tra la quinta e la sesta strada. Perry non può fare tutto da solo. È ora che ti assumi le tue responsabilità, pota! Ok, arrivo. Arrivo? Ma come arrivo? Arrivo cosa? Ma non puoi andartene ora, Johnny! Lo so, mi spiace, è che ho degli affari di famiglia che... Ma Johnny, devo dubitare della serietà che tu metti negli impegni. Dimmi di no, ti prego. No, assolutamente. Le prometto che non succederà più. Sarà meglio. Grazie, signora Moon. Io questa canzone non la canto.
Adesso che cosa succede? Voi cosa avete? Cosa avete? Cosa c'è questa canzone che non va? Siete donne? Siete Chogor, no? Questa canzone sembra fatta apposta per voi. Per noi. Ascolta. Tu mi fai girar, tu mi fai girar come fossi una bambola. Poi mi butti giù, poi mi butti giù come fossi una bambola. Ma non ha sound, non prende. Non arriva, Moon, la verità è che non arriva. E poi diciamoci la verità, ha un suono un po' datato. Ma siete voi datate? Eh? Niente, niente, la signorina Crowley voleva dire che se ci pensate bene questo è un testo veramente impegnato. Sì, un testo rivoluzionario, insomma, pensateci. Wow. È vero, è un testo femminista. No, perché noi non siamo bambole. Ether, sì? Mi è venuta la pelle d'oca. Dai, è come se l'autore leggesse nella mente di noi donne. Esatto, basta che ci mettiate un po' di movimento e magari anche un po' di... Sì, dai. Signorina Crowley? Sì? Sarà un disastro, vero? No. Ragazze... Sono tornata. Avete ragione, ho esagerato. Per una volta dici una cosa sensata, Penny. E dai, vi sto dicendo che ho capito di aver esagerato. Mi dispiace, Penny, ma è troppo tardi. Dovevi pensarci prima. Ma che vi prende, ragazze? Avanti, siamo sempre noi. Sì, esatto, siamo sempre noi, Penny, e tu non cambierai mai. Ora dici così, ma tra qualche giorno diventerai la solita insopportabile. Bonnie, come puoi dire questo? Ehi, ma che ti aspettavi? Non potevamo davvero continuare così, eh? Abbiamo deciso di formare un duo, Penny, e cantare canzoni nostre, canzoni scritte da noi. Beh, perfetto. Certo, lo facciamo anche per te. Per me, certo. Sì. Jackpot, ragazze! Ma come? Non posso crederci. Eh beh, direi che la serata è finita qui. E per cortesia, mettete tutti i soldi nella mia auto, grazie. Sei un grande giocatore di carte, Perry. Non sei male neanche tu, baby. Mi domando come tu possa pensare alla carta, la carta giusta, sempre al momento giusto. Sarà l'esperienza. Già, io invece mi chiedo come abbia barato. Barato? Barato io! Adesso però mi stai offendendo, Miss J! Ma che cavolo, come c'è finita qua? Scusate, io vado! Vieni qui, Perry! Vi conviene trovare quei soldi al più presto, ragazze. Va bene, signora. Buongiorno, Moon. Che ci fai qui? E quei cioccolatini? Sono per te. Hai un favore da chiedermi, vero? Già. E cosa sarebbe? Ma vedi, cosa posso fare per te? Vedi, avrei intenzione di fare un'anteprima dello spettacolo e mi farebbe molto piacere se tra il pubblico ci fosse tuo padre. Guarda, per me è una cosa veramente quasi impossibile proprio, no? Non ci pensare. Ma se proprio ci tieni, posso provare a chiederglielo. Grazie, Mary, grazie! Sei un'amica, sapevo che mi avresti aiutata. Grazie, 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 grazie! Anna, sono a casa. Ciao, Pina. Allora come vanno le prove? Hai scelto la canzone? Dai, più o meno. Come più o meno? O l'hai scelta oppure no? Senti, Anna, tu sei tanto cara a spronarmi, però... Lo so, lo fai per il mio bene, ma io non credo che riuscirò mai a cantare davanti a un pubblico vero. Beh, hai cantato di fronte a Moon, insomma, è già un bel progresso, no? Veramente. Ma dai, si tratta solo di trovare la canzone giusta, guarda. Ne avevo ascoltata una di recente, secondo me è molto carina, è davvero. Ma io non davvero. So. Ascoltami. Carina. Davvero? Ha accettato di venire? Ma veramente, grazie Mary, grazie, sei stata veramente grandissima. Chiamo subito i ragazzi. Ragazzi, 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 venite qua, ho una notizia importante da darvi. Allora ragazzi, giovedì faremo un'anteprima dello spettacolo. Il pubblico sarà niente poco di meno che il padre di Mary. E vi assicuro che ha delle aspettative molto, molto, molto alte. Quindi tra poco faremo una prova generale. Voglio vedervi illuminare la scena. Sì! Sì! Sì!
Comincia. Johnny. Pronto, mamma. Johnny, dove sei? Dove sei, ho detto? Mamma, sono qui, che c'è? Sì, ma qui dove? Insomma, ci hanno chiamato che il carico sta arrivando. Stanotte? No, non stanotte, adesso. Ci devi raggiungere nella street numero 7 esattamente fra 37 minuti. Hai capito bene? 37 minuti. Sì, mamma, 37 minuti, ho capito. Ci sarò. Posso farcela. And now the hand is near. So I face a final curtain. My friends, I set a career. I stay my claim, oh, which uncertain. I leave the life is full. I travel each and every much more than this I did my way. Regrets I have a few, then again few to mention. I did what I to do, and so it's through. Without deception, I play the charging course, each careful step along that byway. I'm more, much more than this. There are times I'm sure of you, when I be tough more than I could chew. But through the tough and perilous stuff, I had enough, has been enough. I face it all and I stood tall. With you, you do not feel to my show. I did what I to do, so did you, without deception. I played each and every course, its careful step. The byway, oh, oh, no, oh, not to me. I did my way. Yes, there was time, I'm sure of you. When I'm enough, more than I could choose. Oh,
signor Mina. Al padre di Mary questo pezzo piacerà di sicuro. Se... Lei è troppo gentile, signora. E tra l'altro il suo vestito è troppo meraviglioso. Bravissima, Maria, bravissima. Ok, ora possiamo sentire Penny. Penny, puoi uscire per favore, Penny? I follow my heart into the fire. Got burned, got broken down by desire. I try to try, but the smoke in my heart. Ferma la base, ferma la base, ferma la base. Penny, che succede? Non mi sembrava di averti dato questo tipo di indicazioni. Che succede, Penny? Non ti piace il vestito? Il vestito non c'entra. E allora cosa c'è? Penny, cos'hai? A me pare che tu abbia cantato molto bene come solista. Te la sei cavata benissimo. Quelle due essere super extra scemi se non vuole cantare tua canzone, credimi! Esatto, quelle due essere extra super sceme, credi lui. Senti, facciamo una cosa, Penny, esci un attimo, vai a riposarti, ok? Rosita e Gunther, forza, provate voi, forza. Rosita, aspetta, posso prendere il vostro posto? Ma certo, Gio. Ok, tenetevi pronti, su questo palco sta per esplodere bomba! Non ho alcun controllo su di lui. Coraggio, Daniela, puoi farcela! Stai bene? Stai bene? Sì, benissimo, sto sempre bene io. Sentite ragazzi, continuate a provare la coreografia. Mi pare che ci sia ancora qualcosa da mettere a posto. Direi proprio di sì. Cosita, tu, ma cosa stavi facendo a terra? Tu non essere casalinga, tu essere pop star. Ripeti con me, io essere pop star. Io essere pop star. Io essere... Beyoncé? Rihanna! Deve essere Beyoncé, Rihanna! Sì, ma tu non devi solo cantare! Devi spargere fuoco, desiderio! Ma il fuoco si è spento tanto tempo fa! Cosa? Ma sì, non riesco neanche a ricordarmi i passi! Oh, ma che due passi, dimentica passi! Lascia che musica prenda controllo di tuo corpo! Ma mio corpo non mi risponde più, ok? Non ce la faremo mai!